io ho fatto prima piante. Tutto nasce da un'idea, da un manipolo di giovani visionari che in qualche modo hanno ideato questo evento che incredibilmente ha preso forma e siamo qui con oltre 100 stand espositivi, non solo per promuovere connessioni all'interno del mondo evangelico, ma per farci conoscere al mondo esterno, alla società e alle istituzioni. Ormai anche i media, ma direi forse la maggioranza degli italiani, si rendono conto che ci sono i pentecostali, gli evangelici di un certo tipo e di un certo taglio, li considerano ormai una presenza definitiva e una parte del panorama sociale, civico e religioso del nostro paese. Il mondo pentecostale ormai è il mondo più grande in Italia, ha superato i protestanti cosiddetti storici, e noi possiamo calcolare, intendendo quest'area in modo onnicomprensivo, che interessi una cerchia di circa 300.000 persone. E quando uno va in una chiesa pentecostale, quando uno va a vedere una liturgia pentecostale, loro magari la chiamerebbero diversamente, trova un ambiente molto amicale. Papa Francesco direi che è un esempio di calore umano. All'interno della chiesa cattolica ci sono tante realtà, tanti movimenti che sono un esempio di calore umano, che magari per esempio in America Latina, l'ha detto Papa Francesco, quindi mi permetto di ripeterlo, hanno anche imparato qualche cosa dai pentecostali, con cui, come sappiamo, il Papa ha un rapporto di amicizia tutto particolare. Un solo nome, no other name, Gesù. Questo è il nostro grande desiderio, portarlo a tutti. Quindi anche momenti di preghiera, momenti di adorazione, quindi è un momento che noi è stato esponenziale, quindi siamo felici di essere qua.